non l'ho fatto, ringrazio tutte le autorità civili e militari che sono qui con noi questa sera per la grande festa, perché finalmente Cuneo ha un parco, un polmone verde meraviglioso. Grazie Gisella. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Aspettavamo questo giorno esattamente da 616 giorni. E diciamo che siamo infinitamente contenti di tagliare questo nastro questa sera, perché diciamo che con questo ideale start la nostra città si dota di uno spazio unico in Italia per dimensioni, per importanza, però unico in Italia per accessibilità, ed è una cosa di cui sono infinitamente orgoglioso, siamo infinitamente orgogliosi, e cioè che questo spazio è uno spazio pensato e concepito per essere accessibile da tutte le persone in autonomia. Quindi dai bambini che oggi pomeriggio abbiamo visto sguazzare nel mare, che abbiamo portato a Cuneo, a tutte le persone di tutte le età, alla signora Rina che abbiamo festeggiato insieme i suoi 100 anni 10 anni fa, e stasera è qui all'inaugurazione. Davvero mi ha fatto un regalo bellissimo essere presente qui, grazie davvero per la presenza. Le persone con disabilità fisica, sensoriale, insomma è uno spazio pensato per essere vissuto da tutti. È una sfida, perché è uno spazio del quale tutti quanti dobbiamo averne cura, e la sfida è che ognuno di noi senta proprio questo spazio e lo viva come un'area da conservare, da curare e da donare alle generazioni che verranno dopo di noi, un po' come gli alberi da frutta che sono qui dietro di noi, che insomma sono un po' una metafora. Godiamoceli, perché ci possiamo godere i fiori, ci possiamo godere i frutti, ma dobbiamo sapere che siamo parte di una comunità, e averne cura vuol dire lasciare anche qualche frutto a chi passerà dopo di noi. Io l'ho già fatta troppo lunga, però ci tengo a fare un ringraziamento. Il primo non è un ringraziamento, ma è un pensiero a Guido Bonino, che in questo momento è nel Salone d'Onore del Municipio. Un grande abbraccio a lui, perché da Guido Bonino, insomma, i sindaci della nostra città hanno governato la città avendo tratti comuni nei valori di riferimento, e costruire delle cose vuol dire concretizzare dei valori, quindi mi fa piacere ricordare Guido qui. E poi invece passo ai ringraziamenti. Davvero voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo, a partire da tutto il gruppo di lavoro dell'amministrazione comunale, consiglio, giunta, vice sindaco. Un applauso particolare per Davide Dalmasso, che è un po' il papà di questo spazio, il papà del parco. Oggi ho visto la sua mamma e ho detto: sei la nonna del parco. E grazie a tutto il gruppo di lavoro dell'ambiente, e insomma dall'ingegner Gautero a tutti quanti suoi, ne cito uno su tutti, il geometra Viada, che oggi ha testato la sicurezza di questi spazi e ha un gran cerotto sulla testa. E un grazie a tutte le persone che hanno lavorato, hanno collaborato con l'amministrazione per rendere possibile tutto questo, cioè i progettisti che interverranno dopo di me e le ditte che hanno fatto il lavoro rispettando quasi perfettamente i tempi dati. Vi chiedo di fare un grande applauso, perché realizzare un'opera del genere non lo si fa solo con il lavoro, ma lo si fa lavorando con passione. E quindi grazie a chi ha immaginato le risorse che ci hanno reso possibile tutto questo, cioè il governo dell'epoca, che pensò al piano periferie e pensò bene di finanziarci qualche milione di euro, che insomma si vede nelle cose che stiamo facendo in città. Grazie di cuore a tutti, godiamoci questo spazio. Grazie.